20 anni, nato a Monaco di Baviera, un nome di battesimo che è tutto un programma. Diego Armando Contento. Allora ti chiedo subito, Diego, come nasce questo tuo nome di battesimo? No, perché in Napoli quando sono nato là il 1° maggio e mio padre ha detto chiamamelo Diego, potesse diventare un giocatore. Ha detto chiamamelo Diego Armando. E giocatore lo sei diventato sul serio, giochi nel Bayern di Monaco, difensore, mancino, sei sinistro? Sì, terzino sinistro già. Napoli, fuori cerca un difensore di piede sinistro? Sì, questo sì, perché tutti i giorni guardo pure in Napoli come fa, chi gioca, però speriamo fanno fra 3-4 anni un'offerta, che valgo. Ti farebbe piacere, noi sì, abbiamo detto che questa intervista la facciamo in napoletano perché è bravo. Meglio, ti farebbe piacere giocare col Napoli? Sì, è un sogno mio, io guardo Napoli, sì. Questo. Ma ti interessi del Napoli, ti informi, leggi i giornali, guardi la televisione pur vivendo a Monaco di Baviera? Sì, sì, tutti già. Sì, sì. Chi è il tuo giocatore preferito del Napoli? Lavezzi, questo è il... E se lo marchi a Lavezzi, magari... Che lei è veloce, troppo veloce per me. Però no, non sogno a giocare contro Lavezzi o contro Lavezzi, non so. Dico, ma hai mai chiesto a papà perché poi questa scelta? È vero, secondo scudetto del Napoli nel 90, però non è da tutti, insomma, chiamare il figlio di Armando. Ma papà è un tifosissimo allora del proprio Napoli. Il tifo troppo per Napoli, perché c'hai di Empere, Maradona, Carega, tutti... Voi siete di Casalnuovo, mi dicevi. Casalnuovo Caivano. Casalnuovo Caivano. Scendi ogni tanto dai tuoi parenti? C'è ancora qualcuno a Casalnuovo? Sì, mia nonna, mio nonno, tutte le zie, zio, tutte le amici anche. Sei mai stato allo stadio San Paolo? Sì, sì, una volta, sì. Per vedere una partita o no, l'hai visto? No, ho visto solo così, da fuori. Hai giocato con l'Under 20 della nazionale tedesca. Questo non è da ostacolo per un'eventuale convocazione nazionale azzurra maggiore. Tu l'hai incrociata anche l'Italia, i tuoi pari età, se non sbaglio. C'è già stata una partita tra... Sì, ma giocato in Trentino, a Bari. Ha vinto il 4-1 contro l'Italia. Peccato che mi ha vinto. Ma che effetto ti ha fatto battere gli italiani? Ma sì, mi ha fatto... Non sogno a giocare con l'Italia, però che devo fare? La Germania mi ha fatto una proposta, sono andato per la Germania. Questo è il primo anno da professionista, sì, col Bayern, sì, hai un maestro come Louis van Gaal, che su un giovane come te di appena 20 anni, che effetto ha, ti fa un maestro del calcio come van Gaal? Per me è un mitico, lui mi ha fatto entrare nella prima squadra, no, un mitico per me. Di Mazzarri, lo sai che c'è Mazzarri alla guida del Napoli, che dici di Mazzarri? Pure un bravo allenatore, non conosco, però è un bravo allenatore, come ho visto. Il Napoli ha preso Cavani, non so se ti è capitato di vedere anche Germania-Uruguay, la finale, sì, sì. Terzo e quarto posto, dove Cavani ha fatto gol. Che idea ti sei fatto di Cavani? No, un giocatore molto benissimo, però per me la pizza è molto bene. No, è un bravo giocatore. Diego, torniamo al Napoli. Cosa devi fare per metterti ancora di più in evidenza? Secondo te, insomma, cosa dovrebbe accadere per entrare sul serio nel mirino del Napoli? Non lo so, davvero non lo so. Boh. Però è una strada che secondo te si può percorrere. Questo sì. Questo sì. Proviamo a chiudere gli occhi e a sognare, a immaginare il trasferimento di Diego Armando Contento in maglia azzurra, sarebbe il giorno più bello della tua vita. Questo sì, un sogno di me, giocare una volta a Napoli. Questo sì. Con che maglia giocheresti? Con la 10 non si può essere ritirato. No, ritirata. Con la 10 no. Con il 26 di De Sandis. No, uguale, o 30 o 26. Cioè, in napoletano sai, siamo molto scaramantici, sì, c'è un riferimento a questo 26, un numero portafortuna, c'è qualcosa? No, questo no, per me no. Il 26 per me è pure fortunato, perché sono giocato pure al Bayern con 26. Tu invece che gesto scaramantico hai? Hai qualche rituale particolare prima di scendere in campo? Fai qualcosa di particolare? Sì, mi faccio la croce e poi basta. So che ti sei anche fatto tatuare l'immagine di Gesù. A piede. Per prevenire infortuni? Sì, questo sì. No, perché sinistra è il mio... come si dice?
tuo piede. Sì, è il mio piede. Per mezzo a questo ho fatto pure. Non c'è su questo. Io allora... Ho visto che non hai il tatuaggio di Che Guevara sul. No, Che Guevara sono... Che Guevara non ce l'hai, però c'è una scritta Diego a chi è dedicato. A Maradona. Lo hai mai incontrato, Diego? Questo sì, ho visto una volta a Monaco, però. Non ho dato la mano o così. Ancora no. In Sudafrica si è giocata Germania e Argentina, lo possiamo dire perché noi andiamo in onda in Campania, ma per chi è di fatto? Io? A me non è uguale però, per l'Argentina, sì, questo sì, ma è Maradona, Maradona, Maradona. Diego, allora vogliamo lanciare un messaggio ai tifosi del Napoli, cosa ti senti di dire da tifoso quale tu sei, soprattutto per un possibile interessamento serio del club nei tuoi confronti? Spero che una volta vada a Napoli, speriamo. Basta. Cosa daresti di più al Napoli? Ti sentiresti dare qualcosa in più proprio da napoletano? Daresti il 100%, più del 100%? Più di 100%, sì, questo sì, più. Perché il Napoli sta ancora mio, penso questo, per la famiglia. Chiudiamo allora con un Forza Napoli, te la senti di dire? Forza Napoli.